Intanto devo ringraziare i sindaci che hanno accettato di fare questa riunione, perché credo che le notizie che sono uscite in questi giorni sulla stampa chiarisce le grandi difficoltà che stiamo avendo come sindaci sui nostri territori, tutti quanti, sulla questione approvvigionamento dell'acqua. E quindi, leggendo i giornali, cosa stava accadendo a Vibo, cosa accadeva a Catanzaro, a Adamantea addirittura hanno chiuso la dialisi, il servizio dialisi perché mancava l'acqua, Reggio Calabria stessa cosa. Allora ci siamo sentiti telefonicamente, ci siamo dati questo appuntamento perché vogliamo fortemente cominciare a anticipare quello che sarà il prossimo governo, diciamo, regionale, l'utilizzazione dei fondi del PNR, questo prevalentemente, e soprattutto vogliamo che sia una regione normale, che abbia almeno la disponibilità dell'acqua e comunque non abbia il problema dei rifiuti. Quindi sono due problematiche che stiamo ponendo all'attenzione della Regione Calabria e del prossimo governo regionale. Siamo in forte ritardo perché Sorica è in liquidazione da 7 anni. Essendo in liquidazione non può fare investimenti, non può fare quindi nella gestione investimenti straordinari, può fare solo l'ordinario. E questo non basta perché da 7 anni, da 9 anni, perché dal 2012 che praticamente è in liquidazione, e quindi ci aspettavamo che si anticipassero un po' i tempi per definire l'autorità idrica, che si definisse in maniera definitiva che soggetto pubblico che abbiamo già deliberato come sindaci. Sicuramente Sorical ha del personale qualificato che andrebbe utilizzato, ma occorrono ingenti finanziamenti per risolvere il problema dell'acqua definitivamente. Un'altra cosa che chiederemo in questi giorni anche come sindaci è la convenzione che ha con A2A, perché sapete che i bacini sono gestiti, alcuni bacini da parte di questa società che utilizza l'acqua per fare energia elettrica, e vorremmo capire quanto questo danneggi anche i comuni per mancanza di acqua. Quindi vorremmo capire. Sì, abbiamo sottoscritto un documento che daremo adesso alla stampa. Qui non è una questione politica, perché siamo tutti sindaci uniti, perché abbiamo delle risposte da dare al nostro territorio, e onestamente tutti quanti sono in grosse, grosse difficoltà, perché come avete visto anche a Isola Caprizzuto alcuni turisti stanno andando via perché manca l'acqua, quindi è una cosa veramente assurda. Se è una regione a vocazione turistica dobbiamo avere, e abbiamo quantità enormi di acqua, dobbiamo fare in modo che venga distribuita in maniera equa e soprattutto che l'approvvigionamento venga garantito ai comuni. Ci sono scadenze che vengono dalla comunità europea e vengono anche dal governo. Noi entro il 30 giugno 2022 dobbiamo dotarci di una struttura con un gestore unico e quant'altro. La richiesta oggi che viene dai 5 sindaci dei capoluoghi, oltre che dall'ANCI, è quella di dire: proviamo a far diventare normale questa regione. Su questo aspetto sono arrivate segnalazioni anche dal governo per i ritardi che ci sono. Bisognerà da subito avviare un percorso virtuoso tra regione, Sorica, l'autorità idrica e quant'altro, per provare a rendere fruibile un bene primario. Oggi registrare che ci sono turisti che vanno via dalla nostra regione perché manca l'acqua, o ci sono città in grave sofferenza come Reggio Calabria e altro, non è più possibile, non è più tollerabile. Quindi il segnale è quello di dire: la nuova politica deve rendere normale questa regione. Ma la responsabilità è dovuta ad aspetti anche meramente burocratici, anche al fatto di non avere un gestore, di non essersi dotati dall'inizio di un'autorità idrica per tempo, come hanno fatto altre regioni. Siamo alle solite, cioè con ritardi che non sono più consentiti per aspetti che riguardano servizi essenziali. Parlo ovviamente oggi di idrico, ma si pensi anche ai rifiuti, l'aspetto della sanità, l'assistenza alle famiglie e quant'altro. Cioè sono tutti aspetti che sono anche nei finanziamenti del PNR. Oggi abbiamo questi finanziamenti, dobbiamo dotarci noi, e quindi essere noi capaci di poterlo fare, di un'autosufficienza e di una normalità nella gestione delle cose.